Un saluto a tutti, io sono Simone Mariam di Meet Dolcino. Oggi con noi un ospite davvero molto gradito, Franco Fracassi, reporter, esperto di geopolitica e di comunicazione. È stato inviato di guerra per oltre 16 anni in Bosnia, Angola, Kosovo, Iraq e Afghanistan. Ha svolto inchieste su corruzione, mafia, terrorismo e servizi segreti e ha coperto i principali eventi mondiali: la caduta del muro di Berlino, il colpo di Stato in Russia, le Olimpiadi, i vertici internazionali, tra cui il G8 di Genova. È regista e conta 12 film, vincitori di importanti premi, e anche autore di oltre 20 libri. Ricordiamo, tra i libri che ha scritto, Ilaria Alpi, Morte di una giornalista, Morte dei Paschi, Colpo di Stato, I Conquistatori, Protocollo Contagio, Quarto Reich, I Misteri di Wuhan, Burning Down 9-11, ISIS e Hitler 1945. Benvenuto Franco, come sta? Salve, sto bene, grazie mille. Grazie mille per aver accettato il nostro invito. Io vorrei aprire la nostra intervista parlando del suo nuovo libro, Hitler 1945. Di che cosa parla? Allora, il libro parla, diciamo, si incentra tutto intorno alla morte di Adolf Hitler. Hitler ufficialmente è morto il 30 aprile del 1945. Il problema è che la versione ufficiale si basa quasi sul nulla, nel senso non ci sono prove, si basa solamente su tre testimonianze, su nessuna prova fisica, su tre testimonianze, peraltro indirette, che sono state smentite dagli stessi autori di queste testimonianze, tra le varie cose. Mentre invece esiste una quantità impressionante, veramente impressionante, di documentazione ufficiale, soprattutto sovietica, perché i sovietici sono quelli che poi sono entrati a Berlino e sono quelli che gli unici titolati a dire realmente che cosa è successo dentro al bunker e che cosa è successo ad Adolf Hitler. Appunto, esiste documentazione ufficiale sovietica, americana, britannica, che chiaramente dice che Hitler non è morto in quel bunker, non è morto di suicidio il 30 aprile 1945. Ecco, il libro racconta questo, racconta soprattutto come è stata organizzata la fuga, come è avvenuta la fuga e che cosa è successo dopo. Si basa su migliaia, ripeto, migliaia di documenti ufficiali di questi tre paesi, ma non solo. Si basa su testimonianze dell'epoca, testimonianze di testimoni dell'epoca però prese recentemente, si basa su un'ampia documentazione storica e su una documentazione giornalistica dell'epoca. Ok, io vorrei parlare adesso della Germania di oggi. Il cancelliere Olaf Scholz, cioè, non sembra intenzionato a fermarsi nel compimento dell'agenda di Davos. Inoltre Davos è molto chiara su quale sia il suo piano: l'evoluzione dell'Unione Europea in un superstato burocratico transnazionale, con zero responsabilità diretta della sua leadership verso il popolo. E la Germania ci sembra lo strumento principe di questa trasformazione. Siamo, secondo lei, di fronte a una recrudescenza del passato? Allora, sì e no, nel senso che il nazismo è una cosa molto, una cosa precisa, insomma, Certo. in questo momento non c'è il nazismo e non credo che arriverà il nazismo. Quello che però sta accadendo è qualcosa di simile, nel senso che il nazismo si basa su una forte componente ideologica. Che prende origine da una visione distorta della teoria evoluzionista, ovvero una teoria in base alla quale il più forte prevale sul più debole, esistono diciamo, razze superiori e razze inferiori e così via. E soprattutto c'è una selezione naturale, che noi tutti quanti dobbiamo accettare. Allora, una cosa è come funziona la natura, una cosa è come funziona la società. Questo modo di vedere è stato reinterpretato in una forma un po' diversa dal nazismo, dal neoliberismo. Cioè, il neoliberismo ha la stessa tipo di radice ideologica. Quello che sta accadendo oggi è un'applicazione neoliberista di questa radice, ovvero
si sostiene che è giusto che ci sia una selezione. Quando si parla di meritocrazia, che per carità, se uno ha i meriti vanno riconosciuti questi meriti, ma una società basata unicamente sulla meritocrazia vuol dire che chi non merita viene escluso, viene messo ai margini, cioè non si aspettano gli ultimi. Il cattolicesimo sostiene che gli ultimi vanno aspettati, vanno aiutati. Invece il neoliberismo è l'esatta antitesi di ciò, cioè chi resta indietro va abbandonato perché i migliori devono andare avanti. E soprattutto esiste una società in cui ci sono i migliori e poi tutti quanti gli altri. I migliori sono gli unici titolati a prendere decisioni, a valutare insomma se queste decisioni sono state prese bene oppure no, e a in qualche modo concedere agli altri la possibilità di poter vivere una bella vita. La vita, la libertà e tutto quanto il resto viene concessa, non è più qualcosa di naturale nel sistema democratico. È un po' come il funzionamento del Green Pass, in cui la libertà viene concessa, non è un diritto a prescindere. Cioè, qualcuno ti concede la libertà e decide se tu puoi essere libero o tu non puoi essere libero. Questo sta accadendo in Germania, sta accadendo in Italia, anche se io non sono sicuro che la Germania sia il capofila di tutto quanto questo, perché le elezioni di Mario Draghi, la nomina di Mario Draghi alla presidenza del Consiglio ha un significato che va molto al di fuori dell'Italia, perché Draghi è la nuova Merkel, Draghi è diventato il centro dell'Europa. Quindi una cosa che magari potrebbe anche essere positiva, l'Italia diventa il paese trainante, non più la Germania, però è il paese trainante nella direzione sbagliata, nel senso che Draghi oramai è quello che fa scuola, è quello che tutti quanti seguono, e purtroppo Draghi sta andando in quella direzione e la Germania ci sta seguendo. Secondo lei qual è il futuro dell'Unione Europea? Perché a noi, cioè a me non sembra molto roseo. Allora, l'Unione Europea, no, dipende che cosa si intende per roseo, se si intende se l'Unione Europea prospererà, probabilmente continuerà in questa direzione, insomma loro hanno scelto una direzione e la stanno perseguendo. Il problema non è tanto l'istituzione, è coloro che diciamo vivono all'interno dei confini governati da questa istituzione. Allora, se sono le persone che vivono all'interno dell'Unione Europea, no, non è roseo assolutamente, nel senso che l'Unione Europea, così come è strutturata, che non è sbagliata di per sé, è sbagliata così come è fatta. Certo. Cioè, non è sbagliato mettere le forze insieme, no? L'Unione dovrebbe fare la forza, in questo caso qui invece l'Unione fa la forza solo di poche persone, mentre ultimamente gli altri possono anche schiattare. Allora, così come è strutturata l'Unione Europea, e non mi sembra che si stia cambiando direzione, è uno spazio politico, uno spazio geografico, che è destinato a impoverire una buona parte dei suoi abitanti, a togliere diritti, diritti del lavoro, diritti democratici, diritti sanitari anche, e così via, diritti di istruzione, ed è destinato a invece favorire, come ho detto prima, poche persone non è che sono 10, poche persone anche in uno spazio abitato da mezzo miliardo di persone, poche persone sono anche 10 milioni, sono pochi rispetto al mezzo miliardo, insomma, ecco. Io volevo capire da lei, adesso che parliamo di Unione Europea, come la colloca nello scacchiere geopolitico che si sta ora definendo, perché l'Eurasia, non voglio neanche chiamarla blocco, però l'Eurasia sta andando sembra in un'altra direzione, perché Russia e Cina hanno creato questo partenariato al quale poi sta partecipando anche l'Iran, e c'è dentro il Giappone, c'è dentro praticamente tutta l'Asia, mentre gli Stati Uniti stanno combattendo una lotta all'interno per provare a liberarsi dal cappio che noi stiamo vivendo quotidianamente, no, da questa situazione. Cioè, in questo contesto, poi anche in questo contesto, mi viene in mente
il 20° anniversario c'è stato un meeting della Shanghai Cooperation Organization a Dushanbe, nel quale è stato redatto un documento che parla del rapporto che i paesi eurasiatici dovranno avere tra di loro, ossia un rapporto bilaterale di mutuo rispetto, no? Nel senso senza prevaricare la sovranità altrui. Sono tanti gli stati dell'Eurasia, gli Stati Uniti sembrano andare in un'altra direzione, resta in mezzo l'Unione Europea. Secondo lei, in questo contesto, cioè, come può cavarsela? Allora, l'Unione Europea è un vaso di coccio in mezzo a vasi di ferro, non da oggi, oramai da lungo tempo. Potenzialmente potrebbe essere la forza trainante del pianeta, perché l'area più ricca del mondo, l'area più sviluppata del mondo, anche quella dove ci sono teoricamente più sicurezze sociali nel mondo, potrebbe essere il faro. Mentre invece si è piegata prima al modo di vedere statunitense, insomma, la società, e poi si sta piegando, sta aggiungendo a questo anche il modo di vedere cinese, cioè si sta prendendo il peggio di tutto quanto quello che c'è in giro per il mondo. E questo ovviamente non la favorisce, e questo la rilega all'angolo. Giustamente è stato fatto notare che il mondo si muove. È molto dinamico, ci sono alleanze, si stanno tutti quanti stanno guardando il futuro, tutti tranne l'Europa, che è l'unica regione, l'unico continente in cui non si guarda il futuro, anzi si vive sostanzialmente la giornata, sempre a rimorchio di quello che fanno gli altri. È come combattere una battaglia su un terreno che hanno deciso gli altri, con le armi che hanno deciso gli altri, con le regole di ingaggio che hanno deciso gli altri e così via. Ecco, questo sta facendo l'Europa, e una battaglia del genere è chiaramente perdente, insomma, non è pensabile di poter vincere una battaglia in questa maniera. In realtà nel mondo le cose sono un po' più complesse, nel senso che non è che c'è un blocco Eurasia, un blocco Stati Uniti. Allora, chiaramente in questo momento Cina e Stati Uniti rappresentano due paesi rivali, entrambi ipernazionalisti, ciascuno vuole diventare il paese leader del mondo. Però in realtà le cose non stanno esattamente così, perché ciascuno dei due paesi ha bisogno dell'altro. La Cina ha bisogno degli Stati Uniti per poter diventare il leader, gli Stati Uniti hanno bisogno della Cina per mantenere la leadership. E quindi ciascuno si combatte l'altro, ma in qualche modo aiuta l'altro, perché sopravvive in questo sistema solo grazie a questo dualismo, quindi ha bisogno della forza dell'altro. È una cosa un po' strana da dire, nel senso che è quasi una contraddizione, però quello che sta accadendo è l'altro paese che sta, cioè l'altra area del mondo che sta soffrendo moltissimo, che è poi un paese, è la Russia, perché la Russia sta cercando in tutti i modi di ritrovare una strada che la porti, non dico ai fasti del passato, però comunque avere un ruolo molto importante come aveva in passato. Però non è semplice, perché la Russia in questo momento può fare qualche cosa solo alleandosi con qualcuno, cioè da sola la Russia non ha un vero potere, e si deve alleare con tutta una serie di altri soggetti, quello che sta facendo, quello che ha fatto, che però al tempo stesso hanno interesse comuni anche con il paese, cioè gli Stati Uniti d'America, che più di tutti combattono la Russia. Quindi in realtà è un po' è come se fosse costantemente sotto ricatto. Ecco, l'Europa sta facendo anche peggio, perché l'Europa appunto è un'entità, un'area geografica che non prova nemmeno a affermarsi in qualche modo, vede semplicemente negli altri una strada da seguire, insomma, cerca di copiare, e purtroppo copia male, cioè copia cose sbagliate. Certo. E mi viene in mente,
La Russia, come diceva lei, ha una situazione abbastanza complessa e deve ovviamente rivolgersi ad altri paesi per alleanze o partenariati, perché ovviamente da sola, come ha detto lei, non riuscirebbe probabilmente a fare nulla in questo contesto. Però la Russia, mi sembra che per secoli si sia rivolta all'Europa come forse anche di più di una cugina, come se fosse parte dell'Europa. Io sto leggendo i fratelli Karamazov e a un certo punto parlano e dicono, uno dei fratelli dice, noi siamo europei. E questo è significativo perché già nel 1800 questi pensavano di essere europei. Quello che a me sembra è che tuttora, in questo momento più che tuttora, l'Europa stia tentando di non solo provocare, stia tentando di provocare la Russia e anche di ignorare i segni che arrivano dalla Russia. E la Russia si sta rivolgendo dall'altra parte, che è la Cina o altre entità. Anche l'Europa e la NATO mi sembra che stiano avendo anche dei comportamenti molto aggressivi perché, come faceva riferimento, non so se lo conosce il giornalista irlandese Finian Cunningham, diceva che al vertice delle nazioni che è avvenuto qualche giorno fa, gli Stati Uniti hanno invitato 110 democrazie del mondo, tranne la Russia, la Cina, ma hanno invitato Taiwan. Cioè è come se invitassero, non invitassero l'Italia, questo vero, ma invitano la Lombardia. Questo, secondo me, è una grande provocazione quella che sta avvenendo. Finian Cunningham diceva addirittura che questa poteva essere la dichiarazione della terza guerra mondiale da parte degli Stati Uniti o dell'apparato che gestisce gli Stati Uniti alla Cina. Lei cosa ne pensa di questo? Penso che gli Stati Uniti, una delle tattiche politiche che gli Stati Uniti usano da tanto tempo è quella della provocazione, esattamente questo, cioè loro provocano gli altri in maniera tale che gli altri reagiscano e possano dire, vedete quanto sono cattivi questi altri che fanno sempre qualcosa, se, dimenticandosi che sono sempre, gli altri sono sempre stati provocati, cioè sono dei provocatori nati. Perché devono giustificare, a differenza della Cina, gli Stati Uniti devono sempre avere una giustificazione nei confronti della loro opinione pubblica, perché è diverso il tipo di società politica in cui si trovano. Perfino la Russia deve giustificare di meno rispetto alla sua opinione pubblica. Gli Stati Uniti hanno bisogno di una giustificazione ogni volta, e quindi la giustificazione viene dal fatto che sono gli altri gli aggressori, e per farli diventare aggressori provocano, fanno così in continuazione. La Russia è tanto tempo viene provocata e nonostante non reagisca praticamente mai, non conta, perché se nella società contemporanea non conta la realtà, ma conta ciò che noi pensiamo sia reale, diciamo l'apparenza. E l'apparenza viene creata dal racconto, dalla narrativa che fanno i media, che non è che devono raccontare per forza quello che accade, la verità, eccetera, eccetera. Raccontano quello che gli vengono detto, oramai, purtroppo è così, quello che viene detto al potere, principalmente al potere degli Stati Uniti. Se gli Stati Uniti dicono in questo momento è in corso una guerra in un posto X, non ha importanza se la guerra c'è o non c'è, la guerra c'è. Se gli Stati Uniti affermano che sta accadendo un'altra cosa, quella cosa non ha nessuna importanza se esiste o non esiste. Già il fatto stesso che la Casa Bianca lo dice, quella diventa realtà. Quindi loro in continuazione alzano il tiro, cercano di provocare, e anche senza la risposta da parte della Russia, è come se la Russia avesse risposto lo stesso, perché loro affermano che la Russia abbia risposto. L'esempio più clamoroso è quanto è accaduto in Ucraina. In Ucraina nel 2013-2014 c'è stato un vero e proprio colpo di Stato organizzato dagli Stati Uniti d'America, e è stato fatto passare come una rivoluzione, ed è stato fatto passare come una rivoluzione che la Russia ha cercato di sopprimere nel sangue, cioè l'esatto opposto di quello che è accaduto. Non ha nessuna importanza, addirittura è stato per aumentare le pressioni sulla Russia, è stato abbattuto un aereo che tutte le indagini indipendenti hanno dimostrato ampiamente che sono state le forze armate ucraine legate
agli Stati Uniti che hanno abbattuto quell'aereo, ma si è accusata la Russia dell'abbattimento e si sono state messe le sanzioni. E così via. Cioè viene, per l'opinione pubblica occidentale, la Russia ha invaso l'Ucraina. Credo che non sia mai entrato un soldato russo in territorio ucraino da quando sono indipendenti questi due paesi. Potrei continuare, cioè non importa quello che è accaduto realmente. La Casa Bianca ha fatto una serie di affermazioni e per il mondo la Russia cerca, ha già provato a invadere l'Ucraina e ci sta provando in continuazione. Non è in corso una guerra civile, ma è in corso una guerra della Russia contro l'Ucraina, e il regime democratico ucraino, che però ha tolto quasi in Italia, se provassero a mettere le regole che ci sono in Ucraina, ci sarebbe la guerra civile, perché è un paese dove la democrazia è un lontano ricordo. Però il regime democratico dell'Ucraina deve essere difeso da tutti quanti noi contro il cattivo russo. Questo è quello che accade. Quindi gli Stati Uniti provocano, cavolo se provocano. Gli Stati Uniti sono anche i creatori della fabbrica dei sogni, che è Hollywood, quindi nel senso sono dei, nel bene o nel male, e ci hanno intrattenuto sia coi film, e poi magari i film li girano anche non solo a Hollywood, ma li girano anche per il mondo, ecco. Sì. Quindi le faccio l'ultima domanda, e vorrei tornare alla situazione che stiamo vivendo, parlando proprio dell'Unione Europea, che secondo me è l'ultima roccaforte, questa è la mia opinione, di Davos, perché gli Stati Uniti si stanno sempre più rifiutando le restrizioni, sembrano ormai, secondo me, essere sulla strada della liberazione da queste follie, anche perché a breve ci saranno le elezioni di midterm del 2022 e sembra che i democratici abbiano perso quel lustro che probabilmente non hanno mai avuto, ma sembrano che non riusciranno probabilmente a prendere né la Casa dei Rappresentanti e neanche il Senato. Quindi questo indebolirebbe molto la presidenza e anche la loro possibilità di governare ulteriormente. E io voglio parlo dell'Italia. Francia e Germania, come due avvoltoi, si stanno per scagliare contro il nostro paese, cioè per un grande attacco, ecco, nel senso ci sono già scagliate, l'hanno già fatto, però mi sembra che stiano organizzando un grande attacco finale, ecco, chiamiamolo così. Trova qualche somiglianza storica con lo scenario della Seconda Guerra Mondiale, ossia Francia, Germania, che hanno il potere, che sono Germania più che altro, arroccata in Europa, e gli Stati Uniti che potrebbero eventualmente tornare, e adesso non so se liberare l'Europa, ma porre fine a tutto ciò. Allora, se posso, Dio ce ne scampi se gli Stati Uniti vogliono liberarci una seconda volta, perché è già bastata una. Non so come andrà l'anno prossimo le elezioni di midterm. Sicuramente i repubblicani partono con un vantaggio, però anche dentro il mondo repubblicano non è che tutto quanto fila liscio, perché Donald Trump, che sta ancora lì, in realtà è stato sbattuto fuori dal partito, nemmeno si capisce, però sta ancora lì, ha un enorme peso ed è una sorta di rivale ancora peggiore dei democratici all'interno del partito repubblicano. Quindi i repubblicani saranno in grado di vincere se troveranno un'unità, ma in questo momento l'unità non c'è, perché i maggiorenti del partito repubblicano non vogliono tenere Trump ai margini. È solo che Trump ha all'interno di quel partito una forza elettorale enorme, e quindi bisogna capire, perché se vanno separati e si fanno la guerra l'uno con l'altro, i democratici li vincono di nuovo, quindi non sono così, cioè non è così scontata la cosa come andrà a finire, ecco. E sì, è vero che negli Stati Uniti alcuni stati stanno facendo marcia indietro, però è anche vero che il potere, che è il potere non solo quello politico, ma il potere economico, il potere finanziario,
sono tutti quanti in marcia come un solo uomo, cioè vanno, continuano ad andare sempre in quella direzione lì, perché le case farmaceutiche, Big Pharma, pretendono che si vada in quella direzione, perché le grandi multinazionali, le grandi società finanziarie pretendono che si continui ad andare in quella direzione, e sono loro che mettono i soldi nella politica per far eleggere il presidente, per far eleggere i deputati e i senatori. Quindi, insomma, alla fine io distinguerei sempre dal quello che accade realmente e quello che si vorrebbe accadesse. E diciamo le decisioni, come stavo detto prima, prese ad alto livello, cioè in una società in cui ci sono poche persone, pochi soggetti che si sentono superiori e decidono per gli altri, e gli Stati Uniti in questo funzionano esattamente in questa maniera, conta sempre di meno l'umore della folla, perché l'umore della folla può essere modificato, la massa può essere indirizzata, oggi penso in un modo, con le dovute, diciamo, con la dovuta propaganda, potrebbe pensare in maniera diametralmente opposta. Quindi non sarei così sicuro che gli Stati Uniti vanno esattamente in quella direzione. E per questo motivo l'Europa in questo momento, se vuole continuare ad andare nella direzione in cui sta andando, ovvero limitazione delle libertà individuali, modifica dei rapporti anche di lavoro, dei sistemi, del commercio, tantissime cose, continuerebbe ad avere l'appoggio degli Stati Uniti d'America, che vedono tutto questo come una cosa positiva, non come una cosa negativa. Ok, quindi per lei non ci sono due Americhe che si scontrano, ce n'è solo una che va avanti, e chiedo io, nel senso... Perché... Ci sono tante Americhe, okay. L'America non è una, ce ne sono manco due, sono tante. Certo. C'è l'America democratica, c'è l'America repubblicana, che però non è completamente diversa da quella democratica, cioè esistono, diciamo, una percentuale di democratici, una percentuale di repubblicani che in realtà la pensano allo stesso modo, certo, ma sono semplicemente schierati, uno del partito democratico e l'altro del partito repubblicano, ma sono identici. E poi c'è un'America terza, che è quella di Trump, che è un'altra cosa ancora, che è un'America legata al fondamentalismo religioso, anche, cioè, certo, tante cose. E poi c'è una quarta America, che non è nemmeno quella democratica, è quella dei liberal, perché i democratici oramai sono tutti spostati al centro, ma c'è una quarta America liberal che ha a sua volta un enorme peso, come Trump ha un peso nel partito repubblicano, ha ripreso l'America liberal un peso all'interno del partito democratico, perché in una società in cui diciamo la politica si sta sempre di più asservendo al potere economico e finanziario, e quindi sta spostando verso il centro, si sta uniformando, come se lo vediamo in Italia, sono tutti quanti a favore, c'è un governo in cui sono tutti d'accordo. Allora, mai successo. In Germania è da molto tempo che sinistra e destra fanno, e così via, no? Quindi lo stesso avviene negli Stati Uniti, in cui i repubblicani democratici sostanzialmente sono d'accordo, e quindi chi si sente, diciamo, di sinistra, i liberal, chi si sente di destra, cioè i trampiani, sto semplificando ovviamente, che sono gli estremisti, stanno riprendendo grosso potere. Quindi ci sono almeno quattro realtà differenti. E paradossalmente chi sta in centro è più, diciamo, i due soggetti in centro, i repubblicani e i democratici, si sentono più simili tra loro, e chi sta agli estremi, ovvero liberal e ultraconservatori, si sentono a loro volta, hanno delle somiglianze tra di loro, anche se sono molto distanti. Diciamo che è un gran casino, è difficile riuscire a capire in uno scacchiere del genere chi prevarrà, e se prevarrà quale politica effettivamente porterà avanti, se dovrà mediare con qualcun altro, se riuscirà a fare una cosa per conto. È veramente complicato, perché si è complicato tutto. Sono d'accordo con lei, è molto complicato riuscire a,
a capire cosa sta succedendo, e perché, come ha detto lei, anche nella sola America ci sono più anime che convivono ed è molto difficile capire. Anche nell'Unione Europea, nonostante ci sia una voce molto forte che spinge da una sola parte, è molto difficile capire cosa succederà anche a gennaio, no? Non nel 2023-2024. Cioè, già solo dopo Natale, cosa succederà? Vediamo, nel senso, noi facciamo le nostre analisi, proviamo a capire cosa sta succedendo, però ha ragione, ora il mondo è infuocato, ecco, diciamo, è come se c'è questa tensione fortissima e sono tutti agitati e sembrano tutti impazziti. Comunque, io la ringrazio molto per le informazioni che ci ha dato, per l'intervista che ci ha concesso. E vorrei chiedere l'ultima domanda: dove possono trovare i nostri lettori, il nostro pubblico, dove può trovare i suoi lavori e le sue cose? Allora, io ho un modo, diciamo, bizzarro, a dire poco, di distribuire i miei libri e i miei film, per una scelta, diciamo, una scelta politica, chiamiamola così, perché penso che in un mondo in cui ci sia uno scollamento dalla realtà, perché tutti viviamo sui social, ci si incontra via Skype, via Zoom, si vive, si compra, si va a scuola, si lavora attraverso un computer e quindi c'è una sorta di anonimato in cui noi siamo immersi. Ho pensato che fosse il caso di ritornare, di riappropriarci della realtà. Cioè, io i miei libri, i miei film, diciamo, posso dire che conosco, non personalmente, ma insomma quasi, tutte le persone che li hanno acquistati. Cioè, ho un rapporto diretto con queste persone. Per fare questo, ho deciso che l'unico modo per poter acquistare un mio film e un mio libro è farlo attraverso di me. Quindi bisogna scrivermi. I libri e i film non li trovate su Amazon, non li trovate nelle librerie, non li trovate, io non ho un sito di e-commerce. Mi dovete scrivere alla mia email personale, che è francofracassi1. Uno a numero chiocciolagmail.com, francofracassi1 chiocciolagmail.com. Voi mi scrivete l'email, io vi risponderò spiegando quali titoli si possono comprare eventualmente, le modalità di pagamento. Tutti i libri cartacei che vengono acquistati, io li spedisco personalmente, ovvero vado io alla posta con la dedica, proprio per cementare questo legame, per quanto indiretto, e quindi o mi scrivete un'email oppure non potrete comprare nulla da me. Ok, grazie mille. Questo è un bellissimo modo di rapportarsi con la propria clientela perché supera il filtro. No, io lo trovo veramente bello perché supera un po' quel filtro gelido che sono gli e-commerce, nel senso a cui purtroppo, cioè, purtroppo per cioè, siamo obbligati a volte anche a doverci rivolgere a queste entità. Comunque, io la ringrazio molto e quello che fa è molto significativo, secondo me, in un'epoca così e contro tendenze, mi piace molto e le auguro una buona giornata. Grazie, arrivederci. Grazie, grazie a tutti quanti, grazie a voi.